Nella serata di ieri, momenti di alta tensione al reparto penale del nuovo complesso penitenziario di Perugia Capanne. Un detenuto di colore di circa 30 anni, psichiatrico, proveniente dalla regione toscana, trasferito a Capanne per ordine e sicurezza, si è scagliato contro due agenti di polizia penitenziaria mentre era in infermeria. A darne notizia è Angelo Romagnoli della segreteria regionale UIPA. I due poliziotti penitenziari sono riusciti a contenerlo e con molta difficoltà a condurlo al reparto isolamento. Purtroppo, continua Romagnoli, durante il trasferimento al reparto isolamento il detenuto ha cercato di vincolarsi ripetutamente, sputando più volte contro i poliziotti, riuscendo a colpire con un pugno in pieno volto un agente. I poliziotti sono dovuti ricorrere alle cure dell'ospedale con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico, oltre a dover seguire una profilassi per scongiurare il contagio da malattie infettive. Questo nuovo grave episodio, il terzo in meno di 15 giorni, rappresenta la criticità in cui versa l'istituto di Capanne, diventato oramai una vera e propria polveriera pronta ad esplodere. E domani finalmente arriveranno due sottosegretari, Andrea Del Mastro delle Vedove, Giustizia, ed Emanuele Prisco, Interno. Visiteranno i 4 istituti umbri e alle 11.30 una conferenza stampa davanti al carcere di Capanne.